sia al bilancio preventivo 2022 dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. L'Aula ha approvato la proposta di delibera con voto favorevole a maggioranza. Rigenerazione Toscana, dal Consiglio 1.750.000 euro per i giovani, a gestire le risorse i comuni che dovranno garantire una compartecipazione almeno del 20%, 4 le sezioni, rigenerazione urbana, culturale, sociale e inclusiva. Via libera da parte del Consiglio regionale al bilancio preventivo ed economico per l'anno 2022, il programma di attività per l'anno 2022 e il programma triennale di attività 2022-2024 dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. La proposta di delibera è stata approvata dall'Aula a maggioranza con 22 voti favorevoli, 11 contrari e 2 astenuti. Ma io sono contento dell'approvazione del bilancio di IRPET, il nostro istituto di programmazione economica, che indubbiamente registra il prestigio che questo istituto anche in questi ultimi tempi ha saputo manifestare e ha saputo essere fonte di apprezzamento anche all'esterno della nostra regione. La capacità previsionale lo vediamo in questi giorni sul turismo, sui movimenti che da un punto di vista economico sviluppa la Toscana, grazie alla preziosa collaborazione di questo istituto, rendono la Toscana una delle regioni più virtuose nella capacità di presentare anche dati positivi, perché indubbiamente è proprio il riscontro di un risveglio forte del turismo nella nostra Toscana che ci fa sperare positivamente per il futuro. Il Consiglio regionale a maggioranza ha espresso apprezzamento per il bilancio preventivo di IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. Le entrate di IRPET sono dovute soprattutto a un contributo ordinario che viene dalla Regione, un contributo consistente, al quale poi si affiancano diverse centinaia di migliaia di euro che derivano dalle risorse dei fondi regionali, dai fondi nazionali e soprattutto dai fondi europei. Sul fronte dei costi, IRPET ha chiaramente un costo molto elevato collegato al personale, oltre 2 milioni di euro. Tutta l'attività di IRPET si basa sulla ricerca, sulla consulenza e quindi l'investimento nel personale diventa di rilevante importanza, oltre che nell'acquisto di beni e di servizi come ad esempio le banche dati sulle quali vengono costruiti poi modelli elaborati da IRPET. Abbiamo votato a favore un bilancio di una struttura importante della Regione Toscana, che fa analisi quantitativa e qualitativa dei flussi e delle dinamiche che aiutano la politica a decidere. Un soggetto a servizio dei comuni, della regione, soprattutto in termini quantitativi, riesce a rilevare quelli che sono i movimenti. Abbiamo chiesto di non fare soltanto un'analisi statica di quelli che sono la rilevazione dei dati, ma magari anche di prospettarsi rispetto a logiche, diciamo, di previsioni andamentali di quelli che possono essere i flussi di cambiamento determinati da processi magari nazionali o internazionali, come avviene in questo momento. Quindi un soggetto che fornisce, mediante i propri ricercatori, un supporto importante al decisore politico. Noi abbiamo votato contro anche e soprattutto perché ci sono diverse zone d'ombra per quanto riguarda IRPET, ma soprattutto direi la giunta regionale. Si è approvato il bilancio di previsione 2022, ma non quello pluriennale 2023-2024, perché di fatto manca, ecco, il parere del Collegio dei Revisori. Quello che, ecco, noi notiamo è che proprio vi è un vizio di legittimità a riguardo, proprio perché, come dicono i sindaci revisori, manca la delibera di assegnazione delle risorse da parte della Giunta. Quindi il Consiglio regionale ha votato, ecco, l'atto riguardante IRPET, ma con questi rilievi che sono stati fatti appunto dal Collegio dei Revisori ma anche dalla direzione tecnica. Per quanto riguarda IRPET, è un bilancio che è strutturato su voci certe, sia di entrata, anche se si riduce il contributo regionale di circa 100.000 euro, sia per quanto riguarda le uscite, il costo principale rimane è quello per il personale. IRPET è un ente sicuramente utile per la Regione Toscana, è un ente utile
È un ente del quale anche da rappresentante di una forza politica di minoranza mi piacerebbe partecipare e votare in maniera propositiva e positiva sui bilanci e sulle linee guida. Purtroppo tutte le volte che arriviamo di fronte al bilancio, arriva il bilancio e ci lascia delle situazioni fumose, delle situazioni poco trasparenti che non ci permettono di votare. Quello provvisionale di quest'anno, del 2022, arriva nonostante una relazione dei sindaci revisori che dicono chiaramente che sia stato fatto in ritardo, arriva senza la pianificazione per gli anni 2023 e 2024, arriva con dei contributi dei quali non viene spiegato niente, 20.000 euro di contributi a IRPET da soggetti terzi. IRPET è sicuramente uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per fotografare con esattezza e con dati numerici alla mano la situazione economica, sociale, ambientale della regione toscana e ci dà in mano quei dati per poter agire dal punto di vista legislativo nel modo migliore. La qualità di ciò che ha prodotto nel corso degli anni è sempre stata eccellente. Il problema naturalmente è politico. Se quegli strumenti si utilizzano per una qualità normativa, ha senso continuare ad investire quelle risorse nel bilancio di IRPET. Altrimenti, siccome è avvenuto fino adesso, si tratta soltanto di strumenti che servono per lo studio, l'analisi, ma che poi non danno un effettivo riscontro sull'operato politico, tecnico e amministrativo, sono lettera morta. Quindi il nostro giudizio di astensione è legato al fatto dell'utilizzo di IRPET, di quello che si fa col suo lavoro e di altri strumenti anche come penso la clausola valutativa che è uno strumento eccellente per misurare il rendimento delle nostre leggi ma che viene molto poco utilizzato dalla regione toscana, come se si volessero avere dei dati per corroborare ciò che si pensa ma non per dare giudizio a quel che si fa. Abbiamo dato un voto contrario per due motivi molto semplici. Il primo è perché IRPET ancora oggi fa la fotografia di quello che succede. Guardate, la fotografia di quello che succede, di quello che sta succedendo, non c'è bisogno che ce la faccia IRPET. Basta andare a giro, basta ascoltare i cittadini, basta andare a comprare il pane e capire che oggi il pane costa 4,10 euro, il latte costa 1,15 euro, fare la benzina costa più di 2 euro, che una semplice cofanettino di fragole costa 5 euro. Basta andare a giro e parlare con le persone per capire che la bolletta della luce costa il doppio rispetto a 3 mesi fa e che la bolletta del gas addirittura nelle aziende è triplicata. Basta andare a giro e parlare con le persone, non importa la fotografia di IRPET e non importa mettere 2.780.000 euro della regione toscana per sapere questo. Noi da IRPET vogliamo qualcosa di più. La fotografia ce l'abbiamo, ce la dicono i cittadini tutti i giorni, noi vogliamo capire come reagire, dove dobbiamo andare, dove andranno le aziende, il comparto del tessile e il comparto del calzaturiero, chiuso il mercato russo, dove andremo ad approvvigionarci dal gas, chiuso il gas dalla Russia, quali turisti verranno nella nostra Versilia e nella Toscana del Sud, visto che i turisti dall'Ucraina e dalla Russia non arriveranno più. Ecco cosa chiediamo ad IRPET. Personalmente sono soddisfatta perché è stato approvato anche un ordine del giorno che era collegato a questo atto, che mirava sostanzialmente ad impegnare la Giunta sul fronte dei maggiori assunzioni per quanto attiene la ricerca. IRPET, proprio perché è la sua denominazione, diciamo, a caratterizzarlo, può svolgere nell'ambito di tutto quel sistema di società, ma anche di istituti, un ruolo strategico nel momento in cui andiamo a fare un'attività di programmazione. La scelta è: rilanciamo questo istituto oppure, come dire, ci soffermiamo al mero dato contabile. Noi siamo convinti che oggi questo istituto possa avere ancora un ruolo strategico ed importante, purché ci sia chiarezza da parte della Giunta. Ricordo che noi siamo ancora in attesa del piano regionale di sviluppo, che è l'atto fondamentale per delineare le strategie future di Regione Toscana. Ecco, se riusciamo a fare sistema, a organizzare l'insieme di tutto ciò che è strumentale a fare una programmazione efficace, noi su questo, ecco, non possiamo che essere favorevoli. Dopo oltre 2 anni di pandemia, il Consiglio regionale della Toscana interviene con le sue risorse pari a 1.750.000 euro derivanti dall'avanzo di bilancio per sostenere le giovani e i giovani, la fascia d'età che più ha sofferto per la mancanza di socialità. Nasce così il bando Rigenerazione Toscana. Il bando, che scade il 16 maggio 2022, si articola in 4 sezioni e ogni comune può chiedere su una sola di esse il contributo massimo di 15.000 euro.
Era una scelta che noi abbiamo voluto fare con forza durante il periodo più difficile, quello in cui tante ragazze e tanti ragazzi non riuscivano a vivere la socialità. Allora abbiamo deciso di individuare in iniziative rivolte ai ragazzi e alle ragazze più giovani le risorse che sono frutto dell'avanzo del Consiglio regionale. E abbiamo chiamato questo bando, voluto con forza da tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza. Ringrazio i due vicepresidenti, Casucci e Scaramelli, e i due segretari Fratoni e Petrucci, perché abbiamo deciso di individuare Rigenerazione Toscana come momento di ripartenza rivolto ai più giovani, quindi rigenerazione culturale, penso alla street art, rigenerazione sociale con spazi anche autogestiti di aggregazione giovanile, oppure rigenerazione inclusiva con i parchi gioco inclusivi rivolti alle ragazze e ragazzi più giovani, o quella che io chiamo rigenerazione musicale per far ripartire eventi nelle nostre città. 1.750.000 euro che mettiamo a disposizione dei comuni della Toscana, fino ad un massimo di 15.000 euro a progetto e con un cofinanziamento del 20% ma minimo da parte dei comuni. L'idea nasce da provare a mettere insieme i ragazzi, i giovani e soprattutto nei comuni, le associazioni, provare a trovare degli spazi, dei luoghi di aggregazione. Questo è il punto che a me particolarmente sta a cuore, quindi la possibilità per molte persone di ritrovare anche livelli di socialità dove la pandemia aveva un po' allentato queste relazioni, ovviamente altri progetti che poi possono riguardare anche l'arte di strada, possono riguardare ovviamente la produzione di festival, di concerti, di iniziative, la riqualificazione del verde, qualsiasi progetto che consenta alle persone di stare insieme con altre persone. Il livello di relazione si è interrotto, è complesso oggi riuscire a ricostruirlo, quindi noi dovevamo avere uno strumento che desse ai ragazzi in particolar modo delle opportunità che purtroppo la pandemia in alcuni casi e in molti casi ha interrotto, andando anche a vedere i danni che si sono creati soprattutto agli adolescenti, alle nuove generazioni rispetto all'impossibilità di creare una relazione con l'altro. Quindi mi auguro che ci sia una risposta importante dei comuni toscani. I comuni possono compartecipare, ma credo che la differenza la debbano fare l'autogestione, l'auto-organizzazione, le iniziative che nascano dalle associazioni, dove i comuni per noi diventano più che altro un soggetto di garanzia istituzionale nel momento esclusivo della presentazione delle domande. Un bando con il quale finalmente si dà attuazione alla legge regionale 3 del 2022 che utilizza le risorse derivanti dall'avanzo di bilancio del Consiglio regionale. 1.750.000 euro destinati ai comuni per scopi di promozione sociale, culturale, di aggregazione, la street art, l'identità, il tema dei parchi giochi inclusivi per i ragazzi, i bambini diversamente abili, un'attenzione speciale da parte del Consiglio regionale verso le nuove generazioni, così come è previsto dallo stesso articolo 3 dello statuto, perché vi è proprio questa menzione della salvaguardia e della promozione della vita delle generazioni future. E quindi questo è veramente quello che abbiamo fatto tutti insieme, perché ricordo che la stessa legge regionale è stata approvata praticamente da tutti i gruppi consigliari, e questo è un bel segnale che diamo verso l'esterno, che il Palazzo del Pegaso offre ai cittadini toscani. L'arte, la cultura, la creatività in genere, troppo spesso dimentichiamo questo aspetto, troppo spesso le nuove generazioni sono in qualche modo ammorbate da un mondo che le porta a inaridirsi. Ecco, noi pensiamo che sia giusto che le istituzioni, che il Consiglio regionale, e su questo abbiamo lavorato, invece incentivino i talenti anche in questo ambito, nell'ambito artistico, culturale, che in qualche modo incentivino la creatività delle nuove generazioni, perché se è vero che la bellezza salverà il mondo, è altrettanto vero che le istituzioni devono investire un po' in bellezza, e troppo spesso purtroppo siamo portati ad affrontare, specialmente nel mondo della politica, le cose che non funzionano, le cose che vanno male, siamo portati a occuparsi dei problemi e delle criticità. Ogni tanto soffermarsi invece sulle potenzialità e sui talenti, specialmente dei più giovani, invece fa bene a tutti, fa bene alla politica, fa bene appunto al mondo, perché la bellezza salverà il mondo.